Santuario? Pronto? Sì, salve, buongiorno, sono Frank Gramuglia. Sì, mi dica. Chiedo scusa se la disturbo, però io abito vicino a una chiesa, no? Sì. E sa, tutte le volte alle 7 di mattina le campane, è che proprio scampanellano proprio il cazzo, ha capito? Cosa facciamo? Non facciamo più suonare le campane. Perché poi a uno girano anche i coglioni che magari si deve alzare alle 7:30 per andare a lavorare e le campane suonano alle 7 e... Faccio una lettera di protesta al santuario, che la leggerà al superiore. Può capire il disagio. Non so cosa dirle, io riferirò, ma penso che non cambierà niente. Comunque riferisco al superiore. È che proprio scampanellano proprio il cazzo, ha capito? E lo so, però le campane ci sono in tutti i paesi, cioè non credo che la gente si lamenti dappertutto che suonano le campane. Comunque riferisco al superiore, vediamo cos'è. Io non sono nessuno, però le volevo dare giusto un accorgimento. Magari vi fate un gruppo di WhatsApp, voi credenti, e quando volete scampanellare vi mandate un messaggio su WhatsApp tra di voi. Così non rompete i coglioni a noi che noi vorremmo dormire, noi altri. Questa è una battuta molto stupida, secondo me. Comunque riferirò tutto quanto. Va bene. Potete prendere in considerazione la proposta? Perché, capito, rompete proprio il cazzo. Va bene, arrivederci. La ringrazio, gentilissimo, veramente, grazie infinite. Pronto? Pronto! Ma chi è a quest'ora? E chi sei tu, scusa? Ma vuoi finire di cagarmi il cazzo? Senti, prima di tutto non so chi sei, prima di tutto. Poi fammi una cortesia, sta lingua a metterla nel culo, va bene? Ma se lei richiama un'altra volta questo numero, vengo lì e la spacco di botto. Ma non nemmeno io non ho telefonato, capito? Stai zitto! Non ho telefonato, cretino! Signore, glielo dico per l'ultima volta. Finiscila di cagarmi il cazzo! Ma tu sei scemo proprio, ma io non so che cazzo è questo qui. Stai zitto! Senti, io sto zitto perché non so che dirti, capito? Però ti posso dire una cosa, te lo posso garantire. Una telefonata da casa mia non è partita. Te lo posso garantire, ci sarà qualcosa al telefono, ma da casa mia non è partito. Cazzo mene a me, cazzi tuoi. Non è un problema mio. Ma non nemmeno è un problema mio, capito? Signore, glielo dico per l'ultima volta. Non è un problema mio. E prendiamola così, sì, prendiamola così, altrimenti io ti vado a denunciare, porco di... Ma una domanda così, solo per curiosità mia, ma lei fuma il crack? Ma vaffanculo questo stronzo che ti riprate, non un piccolo io. Dai, vaffanculo pure tu. Ma guarda sto scemo, guarda. Sì, chi è? Ah, non ho risposto al messaggio e allora hai pensato di richiamarmi. Chi è? Hai pensato malissimo, anzi hai avuto proprio un'idea del cazzo. Ma scusi, guardi che ha sbagliato numero, Non me ne frega un cazzo, guarda, sono in quella fase della vita in cui sto cercando di non rompere il cazzo al prossimo nella speranza che il prossimo faccia altrettanto con me. A quanto pare è una missione impossibile. Ma che cazzo sta dicendo? Scusa, tu mi hai detto richiamami quando hai belle notizie, ma stavo anche cancellando il tuo numero. Ma guardi che è lei che chiama, non sono io che chiamo, Finiscila di cagarmi il cazzo, non ho voglia di parlare con te adesso. No, è proprio lei che chiama. Dai, vaffanculo pure tu.